Allora, buongiorno a tutte e tutti, mi fa piacere che siate qua, numerosi, mi fa piacere che ci siano colleghe e colleghi. Questo è il quarto incontro che abbiamo con una lezione inaugurale e mi fa moltissimo piacere che questa piccola tradizione continui. Il nostro corso di studi è un corso di studi in crescita, fortunatamente i presidenti di corso di studio e le presidenti di corso di studio guardano ossessivamente i numeri in questo momento e sono contenta di dirvi che andiamo bene, stiamo crescendo e in particolare questa occasione è per le persone che iniziano quest'anno, a cui do il benvenuto, studenti e studentesse del triennio e della magistrale. Il nostro corso di studi è in crescita, ma non è enorme, si abbraccia con lo sguardo e in un certo senso questa cosa è ideale perché voi sapete che io amo i greci, Aristotele diceva che una città ideale doveva essere sia dal punto di vista della numerosità degli abitanti, sia dal punto di vista del territorio, una città che si poteva abbracciare con lo sguardo. E il nostro corso, i due nostri corsi di studi ci permettono di abbracciare con lo sguardo sia i luoghi in cui ci troviamo, sia le persone. È un corso di studi vivacissimo, come molti di voi sapranno e come spero scopriranno le persone che sono arrivate ora. Ci sono iniziative di tutti i tipi, anche solo oggi pomeriggio c'è un incontro di presentazione di libri all'ETS, fra un paio di giorni c'è un incontro, c'è un convegno del gruppo studentesco Gavagai, sulla filosofia analitica. Ci sono appunto attività continue specialistiche, ma anche occasioni di incontro più generale, occasioni come quella di filosofia al cinema, di cui io sono molto contenta, in cui incontriamo il corso di studio incontra la città e dal punto di vista delle materie, delle discipline che ci permettono di guardare a temi contemporanei e di condividere le nostre idee sia con altri studenti e colleghi, sia con le persone che normalmente vanno al cinema. La lezione inaugurale però è un'occasione particolare, è un'occasione in cui ci troviamo tutti, non siamo nell'agorà, non siamo appunto a incontrare la città, siamo fra di noi, ma siamo fra di noi tutti. E in questa occasione invitiamo delle persone che possono dirci qualcosa della loro interpretazione della filosofia e di alcuni problemi fondamentali della filosofia, qualcosa che possa restare con noi nel tempo. In questo caso sono particolarmente lieta che abbia accettato di venire da noi il professor Paolo Spinici, che insegna in un grande Ateneo, quindi non una città ideale, un posto molto grande, e che però appunto è una delle persone più interessanti e più importanti dal punto di vista dei suoi studi, in particolare dei suoi studi di fenomenologia. Vi ricordo, non ci sarebbe bisogno di presentare il professor Spinici, ma vi ricordo alcuni libri. Io qui ho una lista di 10 libri, quindi alcune cose che secondo me non vanno perse sono Sensazione e Percezione, Concetto, uscito dal Mulino nel 2000. Un libro che ha fatto con Vincenzo Costa ed Elio Franzini, La Fenomenologia, un bellissimo libro. Simile alle ombre e al sogno, un libro del 2008, e poi altri libri che indagano le immagini, l'immaginazione nel mondo greco, ad esempio Itaca e così via, oltre al fatto che ci sono tantissimi articoli che potete leggere. Oggi il professor Franzini si chiede se c'è una logica dell'immaginazione. Le immagini, la loro coerenza è il nostro mondo. È misterioso il tema perché io avevo pensato che fosse una cosa, invece ora sarò sorpresa. E quindi intanto accogliamolo con calore e poi ci saranno i saluti. Do la parola immediatamente al prorettore, alla didattica, professor Paoletti, per dei saluti da parte del rettore. Allora.
Andrea, buongiorno, di nuovo anch'io a tutte e a tutti. Riporto i saluti del rettore dell'Università di Pisa a tutti voi, al nostro ospite. Molto contento di vedere questa iniziativa e poi è trattenuto appunto, se i presidenti di corso di studio in questo periodo guardano ossessivamente i numeri, puoi immaginare quanti numeri deve guardare ossessivamente anche ansiosamente un rettore in questo periodo, insomma il periodo del bilancio, insomma, di cose terribili. Per fortuna noi filosofi ne abbiamo poco a che fare con questa roba qua. Però vi saluta di cuore e si rallegra insomma di questo appuntamento. Come diceva Alessandra, è la quarta volta che Filosofia si riunisce per una lezione inaugurale, è una bella tradizione, nel contesto dell'Ateneo ha un significato senz'altro importante, Filosofia triennale e magistrale è uno dei corsi che anche in Ateneo insomma vengono apprezzati, uno dei tanti, per fortuna non è il solo, ma insomma ecco noi da questo punto di vista facciamo molta bella figura, funziona bene, porta delle cose a tutta la comunità universitaria. La lezione inaugurale è importante per l'Ateneo anche perché è un momento di coesione e di riunione, come ha già detto Alessandra, l'università è, se non è questo, non è, se non è una comunità di persone che lavorano insieme attorno a una pluralità di saperi, ma stabilendo fra loro relazioni di dialogo e non di violenza, di cooperazione e non di competizione. Abbiamo tutti negli occhi e anche un po' nelle ferite, insomma, nel cuore di questi giorni, a dove può portare una concezione malintesa della competizione universitaria, a quali estremi, insomma, di sofferenza. Ecco, non vogliamo questo tipo di mentalità, non vogliamo questo tipo di stati d'animo e riunirsi in un'occasione come questa è anche un modo di fare università nella maniera che più ci piace, nell'unica che noi pensiamo sia degna di un'università pubblica. C'è un aspetto poi che mi riguarda anche più direttamente, proprio per l'incarico sulla didattica che alla bella e meglio cerco di portare avanti da un annetto, e cioè la centralità dell'attività didattica all'interno dell'università. L'università ha una caratteristica e una fortuna, quella di poter tenere insieme didattica e ricerca in una sinergia feconda e virtuosa, purché si tengono naturalmente questi due rami della nostra vita universitaria ben uniti e in relazione fra di loro. E per questo è sempre importante lavorare sulla qualità della didattica e valorizzarla in tutte le occasioni possibili. E questo vuol dire valorizzare i docenti e valorizzare gli studenti e le studentesse, perché la didattica è una relazione e si fa insieme. E se c'è qualcosa di buono che ogni tanto, o di non cattivo che ogni tanto facciamo, lo dobbiamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Un docente da solo è insensato, insomma. Anche per questo sono contento che ci sia questo tipo di iniziative e oltretutto, come dire, per un pochino di tempo ci danno uno spazio libero in cui ci regaliamo il piacere di ascoltare filosofia e parlare di filosofia senza stress di numeri, di indicatori, di mediane, di esami da sostenere, per il puro piacere di farlo insieme. Quindi grazie di aver accettato l'invito e siamo contenti di essere qua. Buongiorno a tutti, io comincio in maniera molto poco originale con i ringraziamenti. I ringraziamenti che però sono davvero sinceri perché sentirmi ringraziare per essere venuto qui mi suona un poco curioso, nel senso che io sono contento di essere venuto qui. Si potrebbe dire che mi sento onorato, ma soprattutto mi sento felice di poter fare una cosa così bella come inaugurare un corso di laurea, il vostro corso di laurea. Quindi la parte formale è meno formale di quello che sembra. Vi ringrazio davvero di essere qui, ringrazio Alessandra Fussi che mi ha invitato, ringrazio i corsi di laurea che in qualche modo sono responsabili di questo invito, ma ringrazio soprattutto studentesse e studenti, colleghe e colleghi.
che sono venuti qui per ascoltarmi. Io spero di non deludervi troppo, perché in effetti è un compito impegnativo. E vorrei dire così, in un certo senso c'è un aspetto che mi mette vagamente a disagio, perché inaugurare un corso di l'anno accademico di un corso di laurea mi fa pensare che le prime pagine dei quaderni sono quelle che si strappano più volentieri. Ecco, allora l'idea di essere nella prima pagina del quaderno, quella in cui ancora si spera di fare tutto giusto, mi mette un pochino a disagio. Dico, è un compito impegnativo, ma in effetti è un compito che in qualche maniera mi fa pensare, perché credo che ve lo siate chiesti tutti, io me lo sono chiesto quando ero uno studente, le lezioni inaugurali giungono, per fortuna, dopo che si è già fatta una buona parte del primo anno accademico, e quindi inaugurano quando ci sono già tante altre pagine che rendono questa meno a rischio di essere strappata, quando ormai si accettano gli errori. Ecco, ma perché inaugurare allora a questo punto? Io vorrei dire così, me la spiego così. Me la spiego pensando che la filosofia sia in fondo fatta di una sostanza mirabile, e cioè la sostanza difficile da afferrare, perché le consente di essere tutta intera, nella sua grande dimensione, nel suo grande respiro, anche nelle cose più piccole, nei problemi più di dettaglio, nelle questioni minute. E questo fatto la rende da un lato affascinante, il suo essere presente con il suo respiro ampio nei luoghi più angusti. Dall'altra pone un problema che credo che qualche volta abbiamo tutti avvertito, e cioè che è facile non rendersi conto della presenza della filosofia. È facile che la filosofia mantenga una sua figura ombratile, una sua collocazione che ci impedisce di renderci conto che stiamo facendo filosofia. In qualche modo la filosofia assomiglia un poco al genio della lampada, bisogna strofinare un poco la lucerna perché il genio venga fuori. Il genio nella lampada c'è, ma per riuscire a convincerlo ad uscire bisogna strofinare un poco la lampada. E allora forse le lezioni inaugurali servono a questo, non perché siano lezioni particolari in se stesse, ma perché hanno una loro collocazione particolare, sono al di fuori del corso di studi nel suo senso più stretto, sono un'occasione in cui si affronta un problema che in fondo non appartiene al corso di studi e nemmeno necessariamente ai propri immediati interessi. E l'unica cosa che le giustifica, e credo che sia una cosa bella, è che possiamo provare a strofinare insieme la lampada e vedere se dietro questo problema, di cui discuteremo adesso, c'è la filosofia in tutto il suo spessore. Allora proviamo a strofinare, e strofiniamo su un argomento il cui tema in qualche modo è contenuto in una osservazione, in un pensiero di Novalis, un pensiero che vi cito a memoria e che dice pressappoco così: se possedessimo una fantastica così come possediamo una logica, avremmo scoperto l'arte dell'invenzione. E parlare di fantastica vuol dire evidentemente parlare di qualcosa costruendo un termine che evidentemente è richiamato sul conio del termine logica. La fantastica è ciò che corrisponde sul terreno immaginativo alla logica. E la logica è l'idea di una, in questo caso deve essere richiamata come la capacità di creare una sorta di arte dell'inferenza che deve consentirci di passare da ciò che è dato alle conseguenze. Allora creare una fantastica sembra voler dire proporre qualche cosa che dovrebbe consentirci di produrre opere di carattere estetico, opere artistiche. Novalis propone questo pensiero, e lo propone, vorrei dire così, fin da principio per archiviarlo. Una fantastica non c'è, e non abbiamo quindi in mano una qualche cosa che ci consenta di inventare, di creare opere. Io credo che in larga misura Novalis abbia ragione, che si possa seguirlo nel suo atteggiamento un po' critico nei confronti dell'idea stessa di una fantastica, o se preferite di una logica dell'immaginazione.
Però è possibile forse salvare questa idea spostandola su un terreno un poco diverso, e cioè non tanto per decidere se, quando parliamo di fantastica, l'obiettivo è quello di individuare un'arte della creazione, ma piuttosto un'arte della comprensione. E cioè la tesi che vorrei provare a discutere con voi è questo: se leggere un testo non significa insieme in qualche modo elaborare la logica dell'immaginazione che è presente in quel testo. Ma appunto, che cosa può essere una logica dell'immaginazione? Abbiamo detto la logica, almeno in un senso minimale, nel suo senso più, così, più immediato, potrebbe essere appunto ricondotta a una dottrina delle inferenze. Ma che cosa intendiamo quando parliamo di inferenze sul terreno immaginativo? Ci sono inferenze sul terreno immaginativo? E a questa domanda sembra possibile rispondere, vorrei dire così, nella forma più immediata, osservando che c'è tutto un dibattito e c'è tutta una letteratura sulle inferenze immaginative, cioè sul fatto che leggere un testo significa anche in qualche modo integrarlo in varia direzione. Il testo è una sorta di premessa a partire dalla quale il lettore è costretto a trarre certe conclusioni, e le conclusioni che in qualche modo traiamo cadono sotto il titolo di tutto ciò che ci consente di definire quello che è vero in una storia. Una serie di autori, da Lewis a Walton, a Stacy Friend e a molti altri, parlano proprio di questo: che cos'è vero in una storia? Allora dovremmo dire vero in una storia è sicuramente ciò che la storia racconta, però la storia tace su certi punti che ci sembrano necessariamente dati insieme alla storia stessa. Il re beve un calice di vino e cade a terra morto, e noi tutti abbiamo osservato poco prima il perfido fratello sciogliere una qualche polverina, e nessuno pensa che il re sia morto d'infarto. Tutti pensano che la polverina sia veleno, tutti sanno o credono di sapere che il re è morto d'infarto, non d'infarto ma perché è avvelenato, scusate, e evidentemente questa è un'integrazione. Da nessuna parte nel testo si dice a chiare lettere che le cose stanno così, ma per comprendere la storia noi non possiamo fare a meno di trarre questa inferenza. Le inferenze possono essere banalissime, come questa, possono essere appena un poco più complesse, possono chiederci qualche fatica interpretativa appena un poco più rilevante, ma in un certo senso possono dipendere dalla natura del testo che stiamo leggendo. Se leggiamo che il personaggio attraversa i boschi correndo e si trova prima in un bosco di sassifraghe, poi in un luogo caldissimo, poi di nuovo immerso nei geli delle pianure del nord, bene, possiamo credere che si tratti di Schlemihl che abbia indossato gli stivali delle sette leghe. Gli stivali delle sette leghe sono una buona spiegazione del suo sapersi trovare in posti così diversi. Se invece leggiamo in un racconto poliziesco che l'indiziato si trovava a Londra la mattina e a Roma nel pomeriggio, dobbiamo supporre che abbia preso un aereo. Gli stivali delle sette leghe non sono una buona spiegazione del suo avere cambiato così rapidamente posto. Ma le inferenze in un certo senso sembrano avere questa regola, una regola relativamente semplice: si parte dal testo, ci si lascia guidare dallo stile del testo, ma poi si costruisce l'inferenza tenendo come punto di partenza il nostro mondo. In fondo le inferenze sono, in questo caso, non sono molto dissimili a quelle che faremmo quando facciamo una sorta di esperimento mentale. Cerchiamo di distaccarci il meno possibile dal nostro mondo. Il nostro mondo è la norma che segna quello che è ragionevole pensare che accadrà nel mondo immaginativo. Ecco, queste inferenze, vorrei dire così,
sono inferenze che sembrano valere sul terreno finzionale, sul terreno della lettura di un racconto finzionale, di una storia, di un romanzo, di una commedia, di un film, ma sembrano essere le stesse che in fondo faremmo, con qualche piccola correzione, nella vita quotidiana. In fondo, se qualcuno ci dice che ha già fatto colazione, noi intendiamo che abbia già fatto colazione oggi e non lo pensiamo come una dichiarazione rivolta sulla totalità della sua vita. Certo, se uno mi dice che ha fatto colazione o che non ha fatto colazione, non mi sta spiegando qualcosa sull'arco della sua esistenza, ma solo sulla situazione momentanea, su quello che vale qui ed ora. Integrazioni che facciamo quotidianamente, ma sono tutte integrazioni, vorrei dire così, che accadono, nel caso delle storielle a cui abbiamo fatto riferimento poco fa, sul terreno immaginativo. Sono integrazioni che hanno a che fare con contenuti immaginativi, ma non sono integrazioni che si fondino su una logica immaginativa. Si fondano banalmente su quello che è vero nella vita di tutti i giorni, si fondano sulla nostra abitudine, consuetudine con un mondo e con le sue regole. E leggendo facciamo valere le nostre consuetudini. Vorrei dire così, credo che si tratti di integrazioni che nella stragrande maggioranza dei casi forse facciamo, ma è del tutto irrilevante che le facciamo o no. Lewis ci invita a riflettere sul fatto che da nessuna parte del romanzo di Conan Doyle si esclude che Sherlock Holmes, o si dice che Sherlock Holmes non è un alieno. E in effetti credo che le cose stiano proprio così. Non ho letto tutti i racconti di Conan Doyle, però penso che da nessuna parte Sherlock Holmes sia individuato, diciamo così, per quello che concerne il suo specifico DNA, ma leggendo semplicemente i nostri occhi vanno riga dopo riga senza porsi mai questo tipo di domande. Potremmo porci questa domanda leggendo Pinocchio, ma non leggendo i racconti di Conan Doyle. Insomma, ci sono molte integrazioni che facciamo, ma che sembrano essere del tutto irrilevanti rispetto alla lettura. In fondo, il problema, e vorrei dire nella maniera meno consona per un'inaugurazione di un anno accademico del corso di laurea in filosofia, le integrazioni che mirano a definire ciò che è vero in una storia sono spesso davvero, direi così, un cibo da filosofi e non un cibo da letterati. Però non tutte le integrazioni hanno questa forma. Talvolta le integrazioni non sono integrazioni fondate su una logica, vorrei dire così, della quotidianità, ma sono fondate su una logica dell'immaginazione. E credo che in questo caso il problema di come, di che cosa le guidi e di come mai ci siano e di in che direzione vanno faccia tutt'uno con i problemi più rilevanti che il lettore si pone quando cerca di comprendere un testo. E allora vorrei chiarire le mie considerazioni muovendo innanzitutto da un esempio. Se qualcuno ci raccontasse una qualche vicenda che ha vissuto e ci dicesse che è uscito di casa quando la luna era appena sorta, noi non avremo alcun argomento e forse nemmeno alcun interesse per integrare questa narrazione chiedendogli se la luna era piena o immaginando che la luna fosse piena, che fosse una falce di luna, come vedete nelle due ipotesi di questi due dipinti di Creti, oppure che sia in una delle tante fasi lunari. Ascoltiamo il racconto e in un certo senso dovremmo dirci qualcosa di simile a quello che Lewis ci dice. Quello che è vero in un racconto è quello che è vero in tutti i mondi possibili, che si discostano nella misura possibile dal nostro, e in cui qualcuno racconta il racconto come una storia vera. Ecco,
In qualche mondo la luna sarà piena, in qualche mondo la luna è soltanto una falce, e quindi non possiamo inserire questa verità dentro le verità della storia. In un certo senso il racconto è incapace di risolvere questo problema, e non ce ne faremmo certo un grande problema, perché nella norma questo problema semplicemente non c'è. Eppure vi invito a fare un ragionamento di questo tipo e vi propongo una delle poesie più note, più famose di Leopardi, una poesia che comincia così: dolce e chiara è la notte e senza vento, e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. O donna mia, già tace ogni sentiero e pei balconi rara traluce la notturna lampa. Tu dormi, poi andiamo avanti, ve la lascio ricordare per conto vostro e smetto questo patetico tentativo di recitazione. Ecco, dolce chiara è la notte. Se qualcuno ci domandasse adesso, ma la luna è la luna piena? È una falce di luna? E la notte è una notte autunnale o una notte estiva? Io credo che curiosamente non avremmo dubbi. Tutti abbiamo in qualche modo integrato che la luna è una luna piena e che la notte è una notte, diciamo così, di tarda primavera o di estate. E la luna è piena in tutte le poesie di Leopardi. Io credo che non ce ne sia una in cui però si dice che la luna è piena. È chiaramente piena nel canto di un pastore errante, eppure non abbiamo un'indicazione del fatto che la luna è piena. È piena alla luna. Ma non c'è un'indicazione di questo fatto. Certo, si potrebbe dire, aspetta, tu dici che non c'è un'indicazione, ma io ti devo far pensare un po' meglio. Il lettore in qualche modo è un investigatore, allora prendiamo la lente d'ingrandimento, leggiamo questo testo con più attenzione in cerca degli indizi. E allora ecco che gli indizi li troviamo. Dolce, beh, senza vento, forse non è una notte invernale, ma questo chiara... Ecco, dovremmo pensare che è chiara perché è piena. E allora ecco, il lettore con la sua lente d'ingrandimento è riuscito rapidissimo a capire queste cose. Non solo posa la luna, possiamo utilizzare questo verbo se la luna è soltanto una piccola falce? Non è troppo leggera una piccola falce per posare? Ecco, potremmo forse ragionare così. Ma io non credo che sia questo il motivo per cui noi siamo così sicuri che la luna sia piena. E vorrei dire, credo che questa sia una ricostruzione che facciamo casomai dopo e che ci consente misteriosamente di vedere qualcosa che nasce dopo che abbiamo deciso che la luna era piena, dopo che Leopardi ha deciso per noi che la luna era piena. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo innanzitutto partire da una prima constatazione, e cioè che la scena che ci troviamo davanti agli occhi non è una scena reale. E cioè non c'è qualcosa come una scena reale in cui ci sono davvero la notte, la luna, gli orti, i sentieri, le montagne lontane, una qualche visione possibile da un paesino delle Marche, ma non stiamo facendo questo, ma stiamo costruendo, Leopardi ha costruito per noi, una scenografia. E una scenografia è qualcosa che si adatta a un testo, o meglio, si adatta a un problema, si adatta a un'idea, si adatta a un pensiero. Costruiamo una scenografia a partire da un pensiero, e il pensiero a partire dal quale costruiamo la scenografia è quello che ci invita a scegliere i componenti di questa scenografia, a costruire la scenografia secondo un'idea determinata. E allora vorrei provare a seguire, a proporvi io questa ipotesi, e cioè non dobbiamo chiederci quali sono gli indizi che spingono l'immaginazione a inferire che la luna sia piena, non dobbiamo cercare cioè quegli indizi che appartengono a una normale consuetudine esperienziale. Se la rischiara le montagne lontano, deve essere la luna piena.
ma secondo una logica immaginativa, cioè dobbiamo chiederci come mai, per quale ragione qui la Luna deve essere piena. E cioè la Luna in questo caso non avrebbe potuto non essere se non piena. E io credo che la risposta la comprendiamo se cominciamo a far lavorare l'immaginazione secondo la sua logica. E allora credo che la prima considerazione che potremmo fare è qualcosa di questo tipo, che la Luna, se la pensiamo nelle sue fasi, e cioè ancora una volta come abbiamo proposto nelle considerazioni precedentemente esposte, se la pensiamo nelle sue fasi, la Luna è il grande orologio cosmico. È il grande, la Luna è sempre stata considerata così, nella storia degli uomini la Luna è la scansione prima del mese. Il mese è un fatto tipicamente lunare, che poi gli uomini abbiano cercato nei calendari di metterlo insieme all'anno solare, inventandosi mesi di 28, di 30, di 31 giorni, perché i conti non tornavano, è un'altra questione. Ma il mese è un fatto lunare, è quella cosa che costruisce fasi, che ci mostra nel suo accendersi, nel suo spegnersi, il passare del tempo, il lume tante volte riacceso e tante casso. Ecco, quell'idea di fondo si lega alla Luna come scansione del tempo, come divenire del tempo. In fondo i mesi sono l'unità astronomica che più è stata collegata, ed è il perché di questa immagine, all'idea del tempo umano. I mesi scandiscono il tempo umano e non c'è palazzo medievale o chiesa in cui non si trovi nei fregi del portale o all'interno la scansione del tempo umano nei mesi attraverso i lavori tipici di quei mesi. Settembre-ottobre, la vendemmia, l'aratura, il raccolto, e la natura che dorme sotto la neve, i mesi del lavoro dell'uomo, la Luna come scansione del mese e in qualche modo una connessione diretta con questo tema. Però evidentemente questa Luna non è la Luna di Leopardi. La Luna come scansione del tempo non è la Luna di Leopardi, perché se voi prendete la poesia di Leopardi, mi dispiace di avere tagliato le parti in mezzo, che ovviamente sono bellissime, ma se voi prendete questa poesia di Leopardi, all'inizio e alla fine, voi vi accorgete che c'è una evidente contrapposizione di fondo. La contrapposizione tra la dimensione del tempo immobile, dell'eternità, del tempo ciclico, della Luna, che certo nasce, muore, ma poi rinasce un'altra volta e piega in una ciclicità eterna la vicenda del suo trascorrere, la Luna piena, l'intatta Luna, e invece le vicende umane sono tipicamente temporali. Allora da una parte abbiamo la Luna che posa, che è ferma, che è stabile, che appartiene a un tempo eterno, dall'altra abbiamo invece il canto che s'udia per gli sentieri, lontanando morire a poco, già similmente mi stringeva il cuore. Abbiamo il tempo. E allora la Luna è piena per questo. Perché una falce di Luna ci ricorda il divenire della Luna. La Luna piena cancella questo aspetto. La Luna deve essere piena perché appare qui all'interno di una contrapposizione che costruisce, vorrei dire così, il tessuto di fondo della poesia. Bene, allora certo, la Luna illumina la notte, in un certo senso questo lo dobbiamo prendere come un fatto importante, ma vorrei dire così, è la conseguenza di una scelta che viene fatta sulla base di quello che è il senso primario del testo. Il testo ci costringe a riflettere su questa dualità, la Luna da una parte, nel suo posare, e dall'altra gli uomini che invece non posano affatto, io appunto, io doloroso in veglia premea le piume.
Ecco, due situazioni interamente diverse. E allora dovremmo innanzitutto chiederci, certo, come la Luna deve essere chiamata in causa perché la Luna è, la Luna piena può veicolare quest'idea, può veicolare l'idea di un tempo immobile, di un tempo in moto, di un tempo che non passa, e cioè di un non tempo. Però dovremmo chiederci com'è possibile che ciò accada. In fondo non è affatto banale che sia così, cioè non è affatto banale che pensieri, emozioni possano esprimersi semplicemente indicando oggetti, cose o accadimenti nel mondo. Non è banale, ma è così. Cosa voglio dire? Voglio dire che gli eventi e le cose talvolta ci appaiono capaci di inscenare temi e comportamenti che, vorrei dire così, non si attagliano pienamente alla loro natura e ci sembrano invece appartenere all'universo umano della sensatezza. Ci sono cioè cose che possiamo descrivere, che siamo costretti a descrivere, da un lato utilizzando un vocabolario che ci sembra pienamente persuasivo e che è un vocabolario pienamente realistico. Eppure, se guardiamo la scena così come ci si manifesta, non possiamo fare a meno di vedere questa scena anche come espressione di un fatto immaginativo. Pensate al vecchio gioco per bambini del diavolo a molla. C'è una molla, c'è una testa di diavolo, di quello che volete, si chiude il coperchio comprimendo la molla, poi lo si apre, la molla salta su e salta su anche la testa di diavolo. E naturalmente di fronte a questa scena, almeno le prime volte, ci viene da ridere. Ci stupiamo. Non possiamo non pensare che il diavolo sia cocciuto, che la molla sia cocciuta. La molla naturalmente non è cocciuta, la molla è una molla e le molle non sono cocciute, ma la possibilità di trasformare una molla in un giocattolo è nel fatto che quel movimento ha la stessa struttura fenomenologica di un movimento espressivo. Quel movimento appartiene per l'immaginazione a qualcosa di interamente diverso, sembra un comportamento. Io credo che ci sia un'infinità di situazioni di questo tipo. E cioè situazioni in cui l'immaginazione, per così dire, è costretta a entrare in gioco. Si dice sempre che l'immaginazione è libera. Io credo che l'immaginazione molto spesso non sia libera affatto. Pensate, anche se il tema non ha molto a che fare con le molle, pensate a oggetti come un cadavere, la cui ontologia è evidentemente estremamente difficile da precisare. Però un cadavere è una cosa che trattiamo come una mera cosa materiale e abbiamo molte buone ragioni per farlo e allo stesso tempo non sappiamo sottrarci da una serie di comportamenti che sarebbero del tutto ingiustificati se li pensassimo come una, se pensassimo al cadavere come una cosa materiale, tipo accarezzarlo, tipo dire ora sembra sereno, quelle frasi che si dicono e che sono qualche volta fastidiose, ma che alludono al fatto che noi non sappiamo mantenere il nostro vocabolario, il nostro linguaggio sul terreno di una mera aderenza alla realtà. È come se dovessimo immaginare, è come se l'immaginazione fosse chiamata in causa. E l'immaginazione è chiamata in causa anche evidentemente nel caso della Luna. In fondo la Luna è un grosso sasso, non ci sono dubbi. È un grosso sasso che cade, non posa affatto. Cade come deve cadere, secondo le leggi della gravitazione universale. No? La Luna cade, però la Luna è un sasso luminoso e questo cambia un sacco di cose. La Luna è un sasso luminoso, è una luce, si accende e si spegne e qui il nostro linguaggio ci costringe a pensare a quanto utilizziamo queste parole anche in un altro senso. Ecco, la luce che si spegne, lo spegnersi di una persona. E qui allora la nostra immagine della Luna si carica di una serie di pensieri.
il nascere e il morire, ma il rinascere. E allora vorrei dire così, la Luna mette in gioco una sorta di distaccata parodia delle vicende umane. Lì c'è ciclicità, qui non ce n'è altrettanta. E allora la Luna ci costringe a riflettere, vorrei dire così, su questo fatto importante, cioè sul fatto che c'è qualcosa come un paesaggio immaginativo. Che cosa intendo con paesaggio immaginativo? Il fatto che la realtà che ci circonda è di per sé caratterizzata da una sua tendenza a disporsi sul terreno immaginativo. Una tendenza a disporsi sul terreno immaginativo che si attua tutte le volte in cui noi ci perdiamo a fantasticare, cioè in cui accettiamo di immaginare secondo la lezione che la cosa ci suggerisce. In fondo vorrei dire così, paesaggi immaginativi ci sono davvero in tutte le storie. Possiamo pensare alle storie più banali, possiamo pensare a Cappuccetto Rosso. Il paesaggio immaginativo di Cappuccetto Rosso è semplicissimo. C'è il bosco e c'è la strada. Se manteniamo separati questi due elementi del paesaggio immaginativo, la strada, la vicenda umana, il bosco, il luogo dell'animalità, non succede nulla, ma se uno abbandona il sentiero ne vengono fuori di grosse. No, ecco, il paesaggio immaginativo di questa storia, semplicissima, è semplicissimo, ma se prendete ciò che motiva la bella immagine che prima avete visto e che rappresenta anche un po' il poster di questa lezione, se prendete quella che per me, per affetto, per abitudine, non so per quale motivo, continua sempre a sembrare la più bella delle storie, cioè se pensate all'Odissea, l'Odissea è tutta una storia contenuta nei suoi due elementi, la terra e il mare. Il mare, il luogo del perdersi, della dimenticanza, del ricordo che svanisce, del viaggio in mare, dell'affascinazione dei posti lontani, il luogo di una vita che non si costruisce passo per passo, momento per momento. Ulisse per mare incontra tutte le figure della dimenticanza, incontra Calipso, incontra Circe, incontra Eolo, che è la figura della dimenticanza più perfetta, ma è anche terra, è la petrosa Itaca, e tutta l'Odissea, in fondo, è, vorrei dire così, qualcosa come una riflessione che si inscena nel momento in cui diamo il massimo respiro a questi due elementi, la terra da una parte, il ricordo, dall'altra l'acqua, la cancellazione del ricordo, da una parte la vita umana, dall'altra la vitalità, la vita senza aggettivi. E la storia umana, la storia dell'Odissea è la storia di un uomo che va in mare e che vuole ritornare a Itaca, anche se, come osservava Gozzano, ogni tanto si perde nelle spiagge più rinomate e più frequentate dalle famose cocotte, come dice in una sua poesia, appunto, Gozzano. No? Ecco, basta dire così, e la mia impressione è che non basti dire così, cioè che individuare un paesaggio immaginativo non significa avere ancora raggiunto il terreno proprio, il terreno che compete a una logica dell'immaginazione. Perché? Perché ciò che fa un racconto non è soltanto additare un paesaggio immaginativo, ma è costruire una mappa immaginativa. Ora, le mappe hanno una caratteristica particolare. Qui vedete il mio appartenere non a una città ideale, ma a Milano, no? Ecco, che è una città a cui, ciò nonostante, sono affezionato. E questa è la mappa della metropolitana, delle linee della metropolitana di Milano. E se noi ci chiedessimo com'è fatta una mappa delle linee metropolitane di una città, o in generale una mappa degli snodi ferroviari, ci accorgeremo che una mappa di questo genere è fatta pensando esclusivamente agli snodi. E cioè, non è vero, se voi vedeste i nomi, che so io, Gessate è davvero così più a nord, di Cologno Nord, fidatevi dei miei 65 anni padani, no? Ecco, non è più a nord.
Ciò che importa però in una mappa della metropolitana non è la collocazione geografica, potremmo ribaltarla questa cartina e non cambierebbe niente. Quello che importa è sapere che se prendete la linea rossa e fate n fermate, arrivate all'incrocio con la linea verde e potete cambiare, se siete a Loreto, se siete a Cadorna, e prendere un'altra linea. Cioè, questo è quello che importa. È importante sapere quante fermate vi mancano. Una mappa è un modo per orientarsi all'interno di un paesaggio secondo un disegno definito. La proiezione di Mercatore è una proiezione utilissima, è utile per la navigazione, gli angoli sono uguali, però crea anche l'illusione che la Groenlandia sia infinitamente più grande del Congo, mentre non è vero. Mentre non è vero, perché è una proiezione che proietta appunto una sfera su un cilindro e quindi evidentemente quanto più ci allontaniamo dal punto di tangenza all'equatore, tanto più l'immagine risulta deformata e ampliata. Ecco che allora dovremmo dire banalmente che ogni mappa contiene, per dire così, un certo orientamento specifico della restituzione del paesaggio che è determinata da un obiettivo determinato. E io vorrei sostenere che tutte le volte che noi leggiamo un racconto non ci imbattiamo semplicemente in un paesaggio immaginativo. Il paesaggio immaginativo deve esserci, ma deve essere, per dir così, mappato secondo un criterio che ci consenta di costruire una certa particolare visione sulle cose. E cioè, la mappa immaginativa contiene la regola delle inferenze che dobbiamo fare. La regola di proiezione della mappa è la regola che ci guida nel trarre inferenze. E allora proviamo a fare questo lavoro rapidamente e con quella sorta, so che Alessandra ha scritto un libro molto bello sulla vergogna, qui sembra che io non l'abbia letto, perché faccio una cosa di cui dovrei vergognarmi, oppure di dare ulteriori esempi a chi mi ha invitato. E cioè, provo a costruire questa mappa, provo con voi a strofinare in questo punto la lampada, consapevole del fatto che non sono un letterato, ma credo che questo non sia poi così importante. E cioè che credo che la costruzione di una mappa immaginativa sia quello che facciamo come lettori, non come, vorrei dire così, storici o esperti della letteratura, come lettori. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire, ecco, che dobbiamo in qualche modo immergerci nell'opposizione di cui abbiamo parlato più volte, cioè dobbiamo pensare che la mappa immaginativa di questa poesia, la poesia della sera, del dì di festa, sia una mappa che è caratterizzata da questa opposizione di fondo. Da una parte ci sono i valori della pienezza, del tempo immobile, e cioè i valori lunari, dall'altra ci sono invece i valori che fanno capo, i tratti che fanno capo alla nostra vita e al suo tempo breve, e cioè gli affanni, l'inquietudine, il perdersi, lo svanire delle cose, i movimenti appunto affannati e inquieti. E io credo che sia questa opposizione la regola di fondo che genera la mappa immaginativa di questa poesia. Qui naturalmente non avete davanti la poesia di Leopardi, avete un quadro di Friedrich che in fondo però contiene, sia pure mutato nomine, la stessa intuizione di fondo. La luna e gli uomini che la guardano, l'eterno stabile, il tempo in divenire. Ma proviamo a vederla concretamente all'interno del discorso di Leopardi, perché io credo che farlo significhi impossessarsi di quella regola che ci permette di individuare nel testo tutti i luoghi che sono davvero rilevanti per una sua comprensione. E cioè avere una mappa significa fare quelle inferenze che ci consentono di ritrovare nel testo quello che ci aspettiamo. E allora che cosa dobbiamo fare? Credo che la prima mossa da fare sia quella di mostrare come questa contrapposizione, valori lunari, valori esistenziali, tratti esistenziali, si ripercuote nel testo in un'infinità di contrapposizioni. Io ve ne mostro tre.
però accennerò ad altre, ma credo che siano davvero molte di più. La prima, chiara è la notte, e dall'altra, la notturna lampa. Nella poesia si dice dolce, chiara è la notte, poi si accenna invece che pei balconi rara traluce la notturna lampa. A parte il fatto che in entrambi i casi si tratta di ossimori, e questo credo sia interessante. La notte non è chiara, una lampada notturna sembra suggerirci l'idea di una lampada buia. Ma credo che il punto sia su cui dobbiamo riflettere sia evidentemente questo, che se pensiamo alla luce della luna, ci accorgiamo che la luce della luna nel testo di Leopardi è transitiva, cioè illumina. La luce della luna è la luce che mostra, che fa apparire le cose lontane, che fa apparire le montagne, che fa apparire nel cielo sereno i tetti e gli orti e di lontano le montagne. La luce della luna rischiara, è cioè transitiva. La luce della lampa, no, rara traluce la notturna lampa, vuol dire soltanto questo, che noi guardiamo dal balcone, vediamo come capita qualche volta la sera, vediamo qualche finestra illuminata e non vediamo nella finestra illuminata nulla, vediamo solo che è illuminata, è una luce intransitiva, è la luce che fa vedere che c'è qualcuno che è ancora sveglio, che fa vedere che qualcuno c'è ora. Da una parte abbiamo l'idea di una luce che rischiara ogni cosa, dall'altra abbiamo l'idea di una luce che dice soltanto che siamo qui. Allora l'immagine si carica di un significato nuovo, cioè rara traluce la natura lampa vuol dire c'è una luce puntuale che è la luce degli uomini, che non rischiara davvero nulla, che è il loro esserci. Dall'altra parte c'è una luce invece transitiva che rischiara ogni cosa. La lontananza. Vedete che proseguo davvero riga per riga, e davvero si potrebbe procedere riga per riga. Di lontan serena ogni montagna. E dall'altra parte abbiamo un canto che si udia per gli sentieri, lontanando morire a poco. Evidentemente qui ci troviamo ancora una volta di fronte a una contrapposizione che è guidata dallo stesso identico pensiero. Da una parte abbiamo la lontananza come l'immagine della vastità, come la presenza in un attimo dello spazio nel suo ampio respiro, nella sua grandezza, vorrei dire così, nella sua infinità attuale. Ecco, è questo che abbiamo. Di lontan serena ogni montagna vediamo l'infinità, vediamo gli spazi ampi, vediamo la vastità del mondo. Dall'altra parte, invece, non a caso Leopardi sceglie non l'immagine della spazialità che si dischiude alla vista, che è un senso che percepisce la distanza, ma si riferisce ai fatti uditivi. E allora sentiamo che cosa? Sentiamo il canto che si allontana, sentiamo nel venir meno del canto il costruirsi della lontananza. Lo stesso verbo è un verbo incredibile, perché lontanando è uno strano verbo, perché vuol dire fare la lontananza. Ecco, è il canto che fa la lontananza, ma dire che il canto fa la lontananza vuol dire una cosa particolare, vuol dire che qui stiamo pensando alla lontananza come un allontanamento, come un allontanarsi da un qui, come qualcosa di essenzialmente temporale. Da una parte abbiamo la vastità nell'istante, e quindi una vastità atemporale. Qui abbiamo invece la lontananza come cammino, è il canto che s'udia per gli sentieri, anche qui ovviamente per i sentieri, è l'uomo che si allontana, è l'uomo che cammina, questo è il punto. Ma possiamo procedere. Naturalmente potremmo pensare alla contrapposizione, che in Leopardi è così rilevante, dall'infinito in avanti, tra silenzio e voce. Perché anche qui è la contrapposizione che naturalmente non necessariamente deve essere pensata così. No? Potremmo immaginare, costruire mappe immaginative molto diverse del silenzio. No? Il silenzio potrebbe essere semplicemente una pausa. No?
il punto a capo tra due proposizioni, no? Il silenzio in musica, la pausa in musica. No, qui stiamo pensando a un'altra forma di immaginazione del silenzio, e cioè il valore immaginativo del silenzio deve essere visto a partire dalla mappa immaginativa che è fondata su quella regola costruttiva che abbiamo visto. E allora la contrapposizione è tra il silenzio come una cifra dell'eternità. In fondo nel silenzio noi non percepiamo il tempo che passa. Non lo percepiamo semplicemente perché il tempo che passa non è scandito. E allora il silenzio è tutto e pace e silenzio, e tutto posa il mondo. Questo è il silenzio, sono le stanze chete, è la luna quieta, no? Questa è l'idea del silenzio. Naturalmente a questo silenzio dobbiamo contrapporre invece le voci. Or dov'è il suono di quei popoli antichi? Or dov'è il grido dei nostri avi famosi? E la risposta è semplicissima. Il suono si perde insieme al tempo. Il suono c'è soltanto finché c'è. Del suono non resta davvero nulla. E allora quello che qui stiamo proponendo è l'idea che il suono sia una sorta di colore del tempo, che serve per evidenziare il suo passaggio. E allora se diciamo che un canto che si udia per i sentieri, eccetera, eccetera, stiamo dicendo ti faccio sentire il tempo come la forma stessa del dissiparsi. E come faccio a fartelo sentire? Ricordandoti la distinzione tra suono e silenzio. Il suono c'è davvero solo nel momento in cui lo ascoltiamo. Quando termina e lo sentiamo allontanarsi e perdersi, il suono non c'è più. E allora davvero possiamo dire che tutto passa e non lascia orma, perché il suono non lascia orma per definizione, vorrei dire così. Naturalmente potremmo, scusate, questa mi sono giocato un colpo di teatro che adesso se riesco a trovare la freccia, eccolo, non avete visto nulla. Non avete visto nulla, e torniamo invece a noi, e cioè potremmo continuare in questo gioco di contrapposizioni. Perché? Perché naturalmente c'è una contrapposizione, se noi avessimo davanti tutta la poesia, lo vedremmo con chiarezza, tra il cielo che appare sì benigno in vista, il cielo su cui possiamo tutti affacciarci, e invece i sentieri degli uomini, il sentiero umano. La luna è nel cielo, nel libero cielo, i sentieri invece sono segnati, si percorrono seguendo una strada. Ecco un'altra contrapposizione, oppure c'è la luna che posa sospesa nel cielo e gli uomini che si agitano, fremono. C'è la contrapposizione tra il sonno e la veglia. C'è un'infinità di queste contrapposizioni. Ma quello che mi interessa qui evidentemente è fare vedere una regola e in un certo senso sottolineare come questa regola guidi la nostra lettura, e cioè ci faccia inferire che se da qualche parte si parla di silenzio, dobbiamo aspettarci un certo modo di valorizzare il suono, o viceversa, che se da qualche parte si parla dei sentieri, dovremmo pensare a un cielo sì benigno, così come appare in vista, a un cielo libero, il libero cielo, eccetera. E cioè abbiamo una regola che ci dice che cosa dobbiamo aspettarci, e se ci dice che cosa dobbiamo aspettarci, ci offre una chiave per intendere il testo. Ma ci offre qualcosa di più, io credo, perché in questa struttura polare la logica immaginativa che stiamo cercando di elaborare ci consente anche di vedere, vorrei dire così, i luoghi intermedi, i luoghi in cui sembra apparentemente possibile una sorta di conciliazione. E il testo di Leopardi è pieno di questi luoghi. Perché se pensate come comincia il testo, comincia con la luna che posa, ma dove posa? Sovra i tetti e in mezzo agli orti.
E non è una immagine cosmica, è un'immagine domestica, evidentemente. La luna è proprio lì, in mezzo alle cose umane. E la sera, è, vorrei dire così, è proprio qui, è quella cosa che porta il sonno. E tu dormi, no? Comincia un verso che apre la seconda parte della poesia. Ma non è solo questo, le immagini di, vorrei dire così, di luogo di un possibile, di una possibile conciliazione degli opposti, sono molteplici. Il cielo si benigno, ma il cielo si benigno ci affacciamo a guardarlo, si può vedere, in fondo è qui. La sera dolce, in fondo è qui. Il silenzio, in fondo è qui, è una notte senza vento. Un'altra ragione per cui la notte è senza vento non è perché è estate, ma perché deve essere una notte silenziosa, perché altrimenti tutto il gioco si perde. Bene, a questo, vorrei dire così, a questi luoghi di un'apparente conciliazione se ne affiancano altri, perché in fondo la contrapposizione è tra l'eterno e il puntuale, ma il puntuale nell'uomo di solito si apre in direzioni diverse, si apre nella direzione del futuro, la speranza, e si apre nella direzione del passato, i ricordi. Non siamo così puntuali, ecco, non siamo soltanto questo, non siamo soltanto ora, siamo, diciamo così, un'ora che cerca di dilatarsi, no? Così come c'è una condensazione dell'eterno nel temporale, la luna che sta proprio sopra gli orti, dove si coltivano cavoli e cose così poco ricche di significato cosmologico, ecco, la luna che sta sopra gli orti fa da controcanto all'uomo che ha ricordi, che ha un passato, che ha una storia, che ha speranze. Ecco, nelle mappe io credo che ci si comincia a orientare nel momento in cui uno, non sulle mappe dei telefonini che hanno travolto questa semplice, banale verità, ma nel momento in cui voi sapete dire dove siete. Infatti in certe mappe, quelle che sono esposte, c'è un puntino rosso e sotto c'è scritto voi siete qui, che dal punto di vista ontologico è un'informazione abbastanza inutile. Certo che sono qui, sono qui da una vita e non mi è ancora capitato una volta, nemmeno per sbaglio, di essere là. E il luogo in cui siete naturalmente non è l'informazione che ricevete da quella scritta, l'informazione che quella scritta vi dà è più rilevante, vi dice dove siete sulla mappa, vi dice come dovete orientare la mappa, come potete applicarla al mondo. E io credo che ogni mappa immaginativa in un testo poetico, di un testo poetico abbia anche il suo bravo puntino rosso, cioè il luogo in cui ci dice dove siamo. Dove siamo. E nel testo poetico che stiamo discutendo, questo luogo poetico, questo luogo in cui siamo, il luogo del lettore, è in linea di principio dove più spesso compare la parola io. Ed è soprattutto il luogo dei versi finali della poesia. I versi finali della poesia che dicono che di tutte quelle gesta famose, del fragorio che ne andò per le terre e l'oceano, non resta niente. Che la speme, la natura onnipossente, la speme, anche la spene io ti nego, e non brilli gli occhi tuoi se non ti pianto. Queste affermazioni devono farci capire come deve essere orientata la mappa immaginativa. La mappa immaginativa richiama le conciliazioni per mostrare che non ci sono. E il verso finale è un verso che è bellissimo in sé e che in realtà Leopardi propone due volte nella poesia e che troviamo in realtà come l'esperienza forse autobiografica da cui nasce tutta la riflessione, quell'immagine per cui appunto il canto che si ode per i sentieri già similmente mi stringeva il cuore. E io vi invito a osservare che questa immagine contiene la stessa regola immaginativa di tutta la poesia, perché il core per Leopardi è equivalente a speranza. Che speranze, che cori hai, Silvia mia? E allora dire che il cuore si stringe vuol dire esattamente dire che la conciliazione non c'è, che la dilatazione è apparente e quello che c'è è la condensazione nel suo senso letterale, c'è lo stringersi.
Lo stringersi del cuore è il dire al di là delle pretese umane di credere, di credersi qualcosa di più di questo qui ed ora, noi diciamo esplicitamente che il cuore si stringe, e cioè che siamo semplicemente qui. E questo è il senso complessivo della poesia, che però diventa significativa nel momento in cui noi abbiamo le inferenze che ci guidano nel leggerla. Il colpo di teatro. Il colpo di teatro naturalmente è solo per dire una cosa ovvia, e cioè è solo questo quello che fa la logica immaginativa. Cioè una logica immaginativa ci consente soltanto di, e non è poco, di comprendere un testo. Io non lo credo. Non lo credo perché? Perché una logica immaginativa è davvero qualcosa che ci insegna una regola. E allora certamente avere una logica immaginativa significa poter leggere un testo, ma avere una regola significa poter applicare una regola anche al di là di un testo. E io penso che a partire di qui il discorso prende una piega più ampia, nuova, diversa, un respiro talmente ampio da consigliarmi di non farlo tutto, ma semplicemente di fare vedere una direzione. E cioè nel titolo della lezione c'era non soltanto logica immaginativa, però c'era un richiamo che spero fosse abbastanza criptico e misterioso da non creare fin da principio sfiducia nella lezione, al nostro mondo. Perché questo richiamo? Perché io credo che uno delle funzioni dell'arte e in generale della poesia, della letteratura, ma della pittura, della cinematografia, delle forme artistiche, della musica, in fondo consiste in questo, nell'insegnarci una regola immaginativa. Nell'insegnarcene tante di regole immaginative. E una regola immaginativa è un certo modo di costruzione, di costruire in forma coerente il nostro mondo secondo un'idea di fondo relativamente determinata. In fondo quello che fa la poesia di Leopardi è costruirci una regola immaginativa che potremmo formulare così: prova a pensare il mondo come se fosse dominato da questo pensiero, il pensiero della contrapposizione tra il tempo immobile, il tempo fermo, il tempo vuoto dell'eternità e il tempo puntuale degli esseri umani, della vita. Pensalo così e allora costruisci a partire da questa regola il mondo come il tuo mondo, come il nostro mondo, come un mondo che non è semplicemente dato, ma come un mondo che diventa immaginativamente lo scenario di quella che ci sembra essere di volta in volta la nostra presa sulle cose e il nostro atteggiamento rispetto alla vita. In fondo una poesia contiene un libretto di istruzioni che ci dà un ordine gentile, un ordine che potremmo formulare così: prova a immaginare il mondo così. Se questo è vero, naturalmente bisognerà dire due cose. La prima, che il mondo non è il nostro mondo, cioè che la Luna è davvero un sasso, luminoso per giunta nemmeno di luce propria, e che non posa proprio per niente, cade secondo tutte le regole del caso. Però questo non toglie che sia possibile immaginativamente trasformare il mondo in un mondo nostro, cioè trasformarlo in una scenografia, consapevoli del fatto che non è il mondo reale, che noi ci appropriamo del mondo immaginativamente e ce ne appropriamo in forme molto diverse, e credo che questo sia interessante. C'è tutta una tradizione ricchissima che ha sostenuto il carattere, diciamo così, veritativo dell'arte. L'arte scopre verità profonde, l'arte scopre una verità che agli occhi freddi dell'uomo razionale non è concessa. Io credo che si tratti di un inutile
surriscaldamento del problema. L'arte non scopre, non dice la verità. L'arte propone, la vorrei dire nella forma più bassa, propone giochi immaginativi. E noi possiamo fare giochi immaginativi molto diversi. A seconda dei momenti, delle situazioni in cui siamo, a seconda delle letture che facciamo, e non sentiamo la necessità di scegliere tra gli uni e gli altri. In questo quadro Daumier evidentemente propone, in questo disegno, propone un'immagine della Luna che ha delle eco leopardiane, ma naturalmente non è l'immagine leopardiana. Una piccola falce di luna è guardata dalla finestra in uno strano cielo di stelle da due ridicoli esseri umani, no? Da due esseri umani che non hanno nulla di cosmico, sono talmente poco cosmici che si sono affacciati alla finestra in una mise piuttosto inquietante, con una camicia da notte e le pantofole, perché non si sa mai che l'aria di fessura porta alla sepoltura e quindi bisogna stare attenti, non si deve prendere freddo ai piedi. Ecco, qui la contrapposizione è tra la luna cosmica e la volontà umana di sentirsi parte di un cosmo da cui siamo, per così dire, separati dalla ringhiera del balcone di casa nostra. È tutta un'altra immagine. Però io credo che questa immagine abbia molto da insegnarci. Costruisce una regola immaginativa che ci fa guardare a quelle pantofole con una sorta di strano affetto, perché anche se nessuno di noi ha piacere nel riconoscersi nell'omino che vedete con questo fisico esattamente non erculeo, ecco, qui c'è un'idea di quello che siamo diventati. E non è un'idea priva di un suo senso profondo, non è un'idea priva di significato. Naturalmente non avrebbe senso contrapporre qui, e finisco, la logica immaginativa leopardiana alla logica immaginativa di Daumier. Esattamente come nessuno di noi, credo, reagirebbe dicendo: se ti piace Piero della Francesca non ti può piacere Picasso. Perché? A me piacciono tutti e due. E se qualcuno mi propone il gioco, se tu ti trovi su una torre e devi buttar giù, io scendo dalla torre. Non butto giù niente, perché si tratta di possibilità. E l'immaginazione propone delle scelte e delle vie che possono essere percorse, ci garantisce la loro percorribilità. Ecco, naturalmente ci dice: puoi immaginare così, però, e davvero concludo, questo puoi deve essere inteso nel suo duplice senso. Puoi vuol dire sei libero di immaginare, non sei vincolato al problema di un'apparente verità, però puoi immaginare vuol dire anche una cosa diversa, vuol dire le tue immaginazioni possono far presa sul fatto che la realtà delle cose, così come ti si dischiude percettivamente, è una realtà che è ricca di suggestioni immaginative, perché la Luna è davvero un sasso luminoso per l'immaginazione, è davvero posa come se non avesse un peso e non ci sembra che cada, ma al massimo scenda con tutte le cautele del caso. E mi fermo qui. Ringraziamo il professor Spinici per questa lezione bellissima. Spero che ci sia ancora, c'è qualche minuto ancora se qualcuno vuole intervenire, così rovinando tutto in realtà, perché era una lezione che non solo ci ha spiegato le regole dell'immaginazione, ma ci ha fatto partecipare a questo gioco. Ora dobbiamo uscire dal gioco eventualmente. C'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa? Non abbiate paura.
No? Vieni? Professor Paoletti, ma magari grazie. Prendo un'altra sedia. Scusa, io ti ho messo su la sedia. Intanto grazie, è difficile farti una domanda perché risuonano, insomma, no? le sue parole, interrompere questo discorso, non è, cioè dobbiamo farle scendere piano piano e farle un po' depositare. Una sollecitazione che ti farei è se hai voglia di dirci qualcosa su quello che è secondo te il rapporto tra la filosofia e la letteratura, in quale spazio sta la filosofia. Da un certo punto sembravi contrapporre il linguaggio dell'immaginazione con le sue regole a quello della scienza, la luna di Leopardi, a quella di Galileo. Però tu da filosofo hai descritto la luna di Galileo, la luna della scienza, come un sasso luminoso, che non mi pare una descrizione scientifica, mi sembra anche questa una descrizione immaginativa, insomma, immaginaria. E forse lì può esserci un punto in cui la filosofia si introduce a modo suo, non è né letteratura né scienza, è qualcos'altro. Che rapporto vedi, ecco, fra queste nostre dimensioni del pensare il mondo? Ma intanto grazie. La domanda è bella e, come tutte le domande belle, ha una risposta un po' più bruttina, nel senso che pone un problema molto grosso. Io credo che sia difficilissimo intanto indicare qual è il rapporto tra poesia, per esempio, e scienza, o tra poesia e filosofia. La luna, visto che parliamo della luna, Cingoli dipinge la luna e ci mette le macchie lunari, è il primo che lo fa, no? Ecco, e quindi evidentemente c'è una volontà di reinserire all'interno del contenuto immaginativo temi e problemi che sorgono dalla scienza. E in Italia noi abbiamo una tradizione da questo punto di vista ricca, che arriva fino a tutto il Novecento, perché Calvino, quando scrive Le Cosmicomiche o Ticon Zero, ha in mente qualcosa di questo tipo. Qual è il rapporto? Naturalmente sarebbe sbagliato pensare che non ci sia una diversità anche radicale di intenti, non di gerarchia ovviamente, ma di intenti sì, io credo di sì, cioè credo che la letteratura ha una funzione nella nostra società molto diversa e per forza di cose rispetto a quella della scienza. In un'osservazione minimale, ma secondo me molto divertente e bella, Wittgenstein osservava che noi qualche volta appendiamo in casa dei quadretti con delle frasette letterarie oppure con i proverbi, no? Quelle cose qualche volta anche di cattivo gusto, no? In cui si scrive qualche cosa sulle suocere. Ecco. Nessuno mette un quadretto con sopra scritto massa per massa fratto il quadrato della distanza per la costante K. Eppure questo è vero, mentre le suocere, nel mio caso particolare, sono state ottime persone. E allora perché mettiamo queste frasette? Ecco, io credo perché l'arte in generale, non necessariamente i proverbi, hanno una funzione di proposta, sono degli ordini gentili, mentre la scienza non lo è. La scienza non ci ordina, la scienza ha un problema che, detto in una maniera molto rozza, è il problema della verità. La filosofia è evidentemente un discorso diverso che è aperta in una direzione e nell'altra, cioè io credo che l'aspetto proprio della filosofia sia quello non di dovere sovrapporsi alle scienze o alle arti, ma è quello in un certo senso di vedere quali problemi le arti e le scienze pongono alla filosofia, e secondo me ne pongono tantissimi. Poi certo ci sono anche dei fenomeni di ritorno, in un suo poemetto molto bello, forse l'unico poema che io conosca di un
di un autore contemporaneo in cui si affronta dall'inizio alla fine l'opera di un poeta, e cioè il testo di il poema di in versi alessandrini di Grünbein su Cartesio, intitolato Della neve. Grünbein scrive un testo su Cartesio, un poema su Cartesio, in cui tra le altre cose ci sono immagini che ci fanno entrare in profondità nelle idee cartesiane. Il fatto che si intitoli Della neve, beh, io non credo che a tutti sia capitato di pensare in maniera non così lucida, perché in me si pensa a volte anche in maniera non lucida, ma che se c'è un buon modo di immaginare la res extensa, sono le città quando c'è la neve, dove i colori scompaiono, dove le forme si perdono, dove... altro che la cera. Perché altro che la cera? Perché la neve è anche fredda. E allora qui Grünbein fa vedere in due nodi insieme l'aspetto grandioso di un mondo ridotto a matematica, ma anche l'aspetto un po' gelido. Due cose insieme. Naturalmente non si tratta di illustrazioni, ma di qualcosa che ci fa pensare, e ci fa pensare in una chiave inattesa e rilevante. Ecco. La filosofia ha, rispetto alla scienza, alle arti, un rapporto che è determinato, io però penso, dai problemi che queste discipline, che queste forme di espressione sollevano per noi. Non so se ho risposto. Qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Professor Siani, insegna estetica, grazie. Quindi è stato chiamato in causa. Sì, un po' anche sia sulla questione delle opere d'arte che anche sui paesaggi, che sono un tema, diciamo, anche di competenza dell'estetica. E per riprendere un po' quest'ultimo punto, in particolare sulla differenza, se ho capito bene, tra scienza, filosofia e arte, e per capire meglio, il fatto che appunto l'arte abbia a che fare in maniera particolarmente condensata e concentrata con una logica dell'immaginazione, deve per forza implicare, diciamo, una contrapposizione rispetto a una scienza concepita come qualcosa che abbia a che fare con una logica della verità? Cioè, mi spiego, le cose che lei all'inizio chiamava, no, integrazioni o poi integrazioni e proposte, no? Credo che ci sia un richiamo tra le due cose. Potremmo anche definirle in termini, diciamo, congetturali, cioè appunto, no, tutta la spiegazione che lei ci ha proposto del poema di Leopardi può essere anche una congettura che, diciamo, non investe soltanto il poema, per l'appunto, ma delle forme di verità più ampie e che appunto non si possono toccare con il linguaggio della scienza, tra cui quella per cui la nostra vita si situa in questa oscillazione, in questo contrasto tra una realtà eterna, ciclica, mettiamola come vogliamo, e un'altra invece finita, contingente, momentanea, provvisoria. Questa è una verità tanto quanto il fatto che appunto la Luna sia fatta di questo e quest'altro materiale, che si muova secondo la legge X e Y, la massa, eccetera, eccetera. O per tornare all'esempio che a me personalmente, ma insomma, mi ha interessato forse ancora di più di quello di Leopardi, cioè quello del diavoletto nella scatola, o ancora di più di Cappuccetto Rosso. Ecco, lì ci sono delle forme non necessariamente artistiche, però diciamo di artefatti, se vogliamo, più o meno fisici, che però hanno a che fare con delle verità, cioè appunto la fiaba di Cappuccetto Rosso, in particolare se noi andiamo a vedere le versioni più antiche, già diciamo quella dei Grimm era una revisione, insomma, ma se poi andiamo a vedere le cose più antiche, erano delle cose veramente terrificanti, ecco, perché appunto avevano la funzione di trasmetterci delle verità, cioè il fatto che se andiamo in un bosco da soli, da bambini, eccetera, insomma, c'è una possibilità che non ne usciamo vivi se non ci stiamo attenti. Oggi non ci sono più i boschi, ma insomma ci sono delle altre realtà altrettanto, se non più terrificanti di quelle. E quindi ecco, se lo pensiamo in termini di congettura, no? Cioè il fatto che appunto il bambino apra e chiuda questa scatola 2000 volte, che ascolti il Cappuccetto Rosso, eccetera, gli propone, no,
che poi quando lui si trova in quella situazione e non c'ha più la scatola, non c'ha più l'ambiente controllato, ma si trova, diciamo, nel mondo reale, tra virgolette, lo può affrontare in maniera congetturale, cioè come qualche cosa che, lei diceva, c'ha la stessa struttura fenomenologica, qualche cosa che, diciamo, più pragmaticamente, se vogliamo, funziona allo stesso modo, ecco, in qualche maniera, e quindi ci permette di congetturare una possibile via di fuga, una possibile risposta, eccetera. In tutto questo io vedo senz'altro una dimensione di verità, ecco, che tenderei di più forse, ma ripeto, se ho capito bene, a intersecare, a dentellare con quella che ci propone la scienza, piuttosto che invece a tracciare dei confini, per quanto, come dire, appunto, anch'essi congetturali, come ha fatto lei. Grazie. Allora, grazie a te per questa domanda che è molto... è molto importante e che forse mi permette di chiarire un punto su cui forse non sono stato del tutto chiaro, d'altro canto allo stesso tempo di indicare, diciamo così, il punto in cui mi sembra che quello che tu dici, ci possiamo dare del tu se non, ecco, quello che tu dici sia in parte diverso da quello che vorrei dire, e cioè esiste sicuramente una dimensione in cui la letteratura e l'arte in particolare, in generale, in cui la letteratura e l'arte in generale possono essere intese come se fossero, diciamo così, qualcosa di molto simile ai simulatori di volo. Ti racconto una storia e ti indico in un contesto ovviamente protetto, perché nessuno legge una storia e subisce quello che nella storia accade, specialmente nelle storie a lieto fine, di cui vi prego di osservare che sono di solito drammaticissime, cioè uno vive una vita di stenti terribili, poi all'ultimo track, cioè, gli viene concesso il momento di felicità. Quelle sono le storie a lieto fine. Ma le vicende che sono raccontate nella storia, evidentemente, ci consentono di sperimentare, per così dire, in un luogo protetto, come in un simulatore di volo, delle situazioni che potrebbero capitarci nella nostra vita. E allora potremmo dire così, le storie sono utili. In fondo, se c'è un significato biologico delle storie, e ci deve essere, gli uomini passano una parte considerevole del loro tempo raccontando storie. E le storie, raccontare storie non può essere senza una qualche funzione biologica, adattiva. Le storie sono un'invariante umana, non c'è cultura che non abbia storie. Se è così non è perché abbiamo un'anima, ma perché sono utili, cioè perché sono adattivamente importanti. Cioè fanno parte delle strutture biologiche di adattamento. E io credo che una delle ragioni sia questa, cioè le storie sono dei simulatori di volo, cioè ci mostrano che cosa succede quando voli stando a terra. E questo è molto importante. Io però vorrei resistere alla suggestione, che pure esiste in molti contesti, secondo la quale le storie sono solo simulatori di volo. E cioè, tenderei a dire che uno non legge Anna Karenina per scoprire che è bene non avere relazioni extraconiugali. Se lo fa, permettetemi, poteva leggere Novella 2000 con più rapido senso del tempo e ottenendo di solito descrizioni anche un tantino più osé. Mentre Anna Karenina non è questo. E non riesco a pensare alla letteratura come se fosse solo questo. Penso che la letteratura abbia un'altra funzione. E allora abbia la funzione, dicevo, di consentirci di appropriarci del nostro mondo, di costruire il mondo come una scenografia. Allora la domanda a questo punto importante è: in questa operazione siamo, passamela in questa forma, filosofi che scoprono o bambini che giocano? La mia intuizione è che siamo la seconda cosa e non la prima. In che senso?
Nel senso che il nostro rapportarci nei testi poetici all'opera di, appunto, costruzione di un mondo nostro avviene insieme alla consapevolezza che questo è qualcosa di in parte diverso da quello che semplicemente c'è. Questa consapevolezza c'è anche nel bambino che gioca con la scatola molla. Il bambino che gioca con la scatola molla si diverte. E si diverte perché? Perché vede che è una molla. Se non vedesse che è una molla, si terrorizzerebbe. Cioè, se vedesse che non è soltanto una molla, bene, vedrebbe qualcosa che viene rinchiusa in una scatola. Mutatis mutandis, le persone si seppelliscono e si seppelliscono da sempre. Perché siamo sicuri che sono morte. Perché sappiamo che quella è la rerum natura. D'altro canto, tutta la prassi funeraria, i comportamenti che accompagnano il morto, tutta la gestualità, la ritualità, quella sembra giustificata non dal fatto che crediamo che così stiano le cose, perché altrimenti saremmo degli individui curiosi. Prima diciamo, ecco, guarda, ora finalmente in pace e poi tracchete sottoterra. No, non avrebbe senso un'operazione del genere se non la pensassimo disposta su due piani interamente diversi. L'immaginazione è in qualche misura sempre un'immaginazione consapevole, cioè sa del proprio distacco rispetto alla realtà in se stessa. Credo che da questo punto di vista ci sia un'ulteriore osservazione su cui qui credo non sia, non, potremmo essere difficilmente d'accordo, però che io sento e quindi ripeto, anche se al di là del fatto che semplicemente ripeto quello che ho già detto e quindi non ho altri argomenti più forti, ma io penso che il nostro atteggiamento rispetto alle forme artistiche non sia quello di chi crede di avere a che fare con congetture che possono avere una confutazione, tanto per citare un titolo famoso, no? Nel senso che non ci aspettiamo né una falsificazione né una verificazione qualsiasi delle congetture immaginative e le accettiamo una accanto all'altra. E cioè noi apparteniamo a un'epoca in cui si va nei musei e si vedono cose meravigliose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Perché uno può trovare, io credo che debba far bene a trovare meravigliosa l'Annunciazione di Simone Martini e trovare altrettanto meravigliosa l'Annunciazione del Lotto in cui c'è Maria che si gira. C'è l'angelo lì e Maria si gira verso il pubblico e dice: ma ti rendi conto di cosa mi stai chiedendo di fare? No? Mestier non era parturir Maria, è per colpa tua che io sono messo in questa situazione che, scusatemi, è proprio una brutta situazione. Partorirai perché tuo figlio muoia, non è proprio la cosa più piacevole da sentirsi dire. Però Lotto la pensa così, nell'Annunciazione di Recanati, visto che siamo sempre da quelle parti. Simone Martini non la pensa così, però sono belle tutte e due, sono due regole immaginative di guardare al mondo diversissime. E se qualcuno mi dicesse qual è quella vera, io avrei la stessa impressione che avrebbe un bambino, credo, se gli dicessero, io cito sempre i miei figli, mio figlio quando prendeva in mano, quello più piccolo, quando era davvero molto piccolo, qualunque cosa che avesse una forma puntuta, un cucchiaio di legno da cucina, mi veniva sotto e diceva in guardia galloffo, ecco, in guardia galloffo, il galloffo ero io, ecco, in guardia gaglioffo. Però quello stesso cucchiaio poteva diventare in un rapidissimo giro di giochi una bacchetta magica, la bacchetta del direttore d'orchestra.
un cucchiaio da cucina, perché tutte quelle possibilità erano suggerite dall'oggetto e potevano sorreggere quell'immaginazione. E naturalmente sono giochi diversi che hanno obiettivi diversi, esprimono situazioni diverse della propria individualità, sono cose diverse, però non ce n'è una vera, non credo ce ne sia una vera. Cioè non parlano del mondo, ci dicono prova a viverlo così. E noi possiamo provare a viverlo in tante maniere. Il bello dell'arte è proprio questo, che possiamo provare a vivere in tante maniere diverse, e lo facciamo peraltro, e non siamo non coerenti, perché la coerenza è un problema logico-conoscitivo, non è un problema di atteggiamenti del mondo e nella vita. L'altra si chiama consuetudine, si chiama in tanti modi diversi. Non so se ti ho risposto. Prego. Io direi che forse possiamo finire con queste parole, con questa risposta. Naturalmente ci sono molte domande, credo che se volete potete parlare personalmente alla fine di questa lezione, però a questo punto la lezione finisce. Ringraziamo il professor Spinici, ci troviamo l'anno prossimo.